Buongiorno del TG1. È l'Europa a chiederci un maggior impegno nella lotta contro la corruzione. Così il Presidente della Repubblica che è tornato a parlare di crescita, obiettivo da perseguire, continuando sulla strada della politica del rigore che deve riguardare tutti, a partire dai ceti più abbienti. Il servizio di Andrea Montanari. Purtroppo anche di Sono recente passate la appena cronaca poche ci ha ore dalle sue parole contro la vergogna di alcuni recenti episodi e il capo dello Stato stamane torna a tuonare contro la corruzione. Lo fa ricordando che sia l'Ocse sia l'Europa ci chiedono politiche più severe per stroncare il malaffare. Chiede un grosso impegno di lotta contro la corruzione perché, come mi ha ben messo in evidenza ieri mattina il segretario generale dell'Ocse, noi in quelle curve statistiche siamo messi molto male e quindi bisogna assolutamente superare questa condizione, che attualmente è una condizione di inferiorità rispetto ad altri paesi europei e rispetto alla media in fatto di efficacia della lotta contro la corruzione. Dunque è lì il problema. La corruzione è un handicap per lo sviluppo e quindi in ultima analisi per il lavoro, quel lavoro che soprattutto per i giovani, per il Sud, non c'è e continua a essere la principale preoccupazione del Presidente. Insieme al risanamento, le politiche di rigore, scrive oggi Napolitano in un messaggio al convegno Svimez sull'economia del Mezzogiorno, devono riguardare tutti, a cominciare dai ceti più abbienti.